Emanuele Amicucci, un fashion blogger. Fashion blogger è colui che ha un diario nel campo della moda e lo aggiorna costantemente, giusto Emanuele? Giusto. Come ti sei avvicinato a questo mondo? Mi sono avvicinato al mondo della moda già da bambino. Amavo accostare abiti e con la prima paghetta ho acquistato dei vestiti. Quindi hai coltivato la tua passione nel tempo fino a diventare il fashion blogger numero uno della provincia di Latina. Sì, diciamo che ho iniziato a studiare il mondo del fashion blogging. Ricordo che in Italia sono già 5 anni che alla ribalta e quindi ho deciso di aprire questo mio spazio che ricordo si chiama number16style.com. Tu hai dichiarato che questo tuo sito l'hai chiamato proprio così per ricordare un numero civico, una casa della moda. Sì, esatto, diciamo che per ricordare la mia casa dello stile, quindi invito tutte le persone ad entrare per uscire, per scoprire il mio mondo, ecco. Emanuele, tu partecipi da 2 edizioni a Fit Uomo di Firenze e come ospite in molti eventi di moda. Cosa fa precisamente in queste occasioni un fashion blogger? In fashion blogger veniamo invitati a questi eventi innanzitutto per partecipare. Nel caso del Fit veniamo invitati a visionare le nuove collezioni, le collezioni che del prossimo anno, nel caso di quest'anno. E negli altri eventi, quindi gli eventi legati ai brand, noi siamo ospiti, facciamo delle foto e poi sul nostro blog facciamo delle recensioni sull'evento e quindi sulle collezioni che poi saranno in vendita. Quindi tu vai proprio lì sul posto? Sì, infatti noi fashion blogger siamo sempre con la valigia in mano, viaggiamo tra Firenze e Milano per partecipare appunto a questi eventi. E i contatti come te li crei? Sì, diciamo che le aziende mi contattano tramite mail, quindi sia io che le persone che sono accanto a me rispondiamo e vengo contattato, vengono fatte delle proposte, io accetto o meno in base alle esigenze del blog e le mie esigenze e in base comunque a quello che è il mio stile. Quindi intorno a te ruotano altre persone con sì. Cui collabori? Sì, esatto, ci sono dei fotografi, c'è una ragazza che si occupa delle pubbliche relazioni. E i vestiti chi te li dà? I vestiti, beh, i brand che mi contattano mi chiedono se sono interessato a pubblicizzare i loro prodotti e io in molte occasioni accetto, in altre no. Quindi puntano su di te, in un certo sì. Senso? Sì, diciamo che ora in Italia molti brand stanno puntando su fashion blogger perché vedono che ci sono dei follower che ci seguono e quindi... Quindi è un modo per anche sponsorizzare le loro collezioni? Esattamente, sì. Il nostro lavoro è proprio quello di sponsorizzare le collezioni e i prodotti. E lo standard sotto i vestiti resta comunque alto? Beh, bella domanda. Sicuramente dovrebbe restare alto, io ci provo. E quanto bisogna investire in questo? Oltre a livello personale, quindi nella creazione di una personalità che possa emergere tra tanti che provano in questo settore, a livello proprio economico? A livello economico i nostri investimenti sono per lo più quelli di viaggio oppure di alberghi eccetera eccetera, però andando avanti con il tempo anche quelli si possono ammortizzare, però il più grande investimento è quello del tempo, perché sicuramente ti occupa tanto tempo il fatto di scrivere, di andare a fare le foto, di pensare a degli outfit nuovi che possono attirare l'attenzione. Anche il tempo speso sui social? Molto importante, per noi blogger i social sono fondamentali. Ormai tutto ruota su internet. Sì, tutto intorno a Facebook, Twitter e per la maggiore Instagram. Emanuele, un'ultima domanda, come ti vedi tra 10 anni? Tra 10 anni mi vedo con un lavoro che un po' segua gli studi che ho fatto e perché no, un fashion blogger affermato.